A gennaio del 2008, sulle prime pagine dei giornali finisce questa notizia. Giudice in malattia, faceva regate. Sospesa e trasferita dal CSM. Giudice in mutua, era in barca a vela. Condannata dal CSM, aveva partecipato a una regata transoceanica. Un caso isolato, probabilmente. 9 mesi dopo, però, il ministro Brunetta rilancia in TV questa idea. Aver detto i tornelli vuol dire più organizzazione scientifica del lavoro nei tribunali. I tornelli nei palazzi di giustizia, come nei ministeri. Dopo 9 mesi siamo andati a vedere cosa è successo nei tribunali. Non abbiamo trovato né i tornelli e, siccome era luglio, neanche i magistrati. Sono quasi tutti in ferie. I giudici? Sì. Come mai? Perché loro si prendono le vacanze presto. Chiediamo a un cancelliere. Oggi che è il 27 luglio, cioè le udienze sono già sospese? Non so se hanno cominciato il 20 o il 22 luglio, che l'ho chiesto a finire le udienze. Si ricomincia a settembre, mi sembra. Grazie, comunque. Senta, lei è un legale? Sì. Il tribunale quando si riapre? Le udienze hanno corso normale dal 16 settembre. Ma i magistrati ci sono? Qualcuno di turno. Si chiama sospensione dei termini processuali. La norma recita che i tribunali italiani dal 1 agosto al 15 settembre resteranno chiusi. Ma in alcune sezioni di questo tribunale le udienze già dal 21 luglio sono state sospese. Circa 2 mesi di stop. Quanto lavorano i nostri magistrati? Ma secondo un documento ufficiale del CSM si è stabilito che ci si può aspettare da loro 6 ore di lavoro al giorno per 260 giorni all'anno. Perché i magistrati hanno il record nazionale delle ferie, hanno 51 giorni di ferie l'anno. Secondo un'inchiesta di quest'anno dell'Espresso, i nostri magistrati sono passati da una media di 654 fascicoli chiusi nel 2001 a soli 533 nel 2006. Mi sono consentito una battuta quando il ministro Brunetta ha lanciato la provocazione di mettere i tornelli davanti all'ingresso dei palazzi di giustizia. Forse più che i tornelli ci vorrebbe il braccialetto elettronico. Ministro, sulle assenze dei magistrati, sta facendo qua. Non c'entra assolutamente niente. Allora la trasparenza... Ma scusi, è un po' preparato o no? No, sono preparato. No, senza i magistrati non c'entrano niente. Lei non ha letto nulla. Allora facciamo così, si prepari meglio quando è preparato. Grazie. Vabbè, di assenteismo ai magistrati Brunetta non vuole parlare. Ma l'interrogativo resta. I magistrati sono pagati in base al loro merito? Maurizio Laudi è stato un magistrato irreprensibile. A settembre è venuto a mancare per un infarto. Poche settimane prima l'avevamo intervistato perché era stato uno dei pochi magistrati a intervenire alla presentazione del libro di Livadiotti che mette sotto accusa la categoria. Quanto i magistrati super pagati? Beh, io l'ho detto l'altra volta, lo faccio anche questa sera con un piccolo colpo di teatro, vi porto il mio statino di stipendio. Eccola qua, questa è la mia busta paga del mese di maggio del 2009, a 6.700 euro, che è uno stipendio assolutamente significativo, ma non credo che possa essere si possa dire che noi siamo coperti d'oro. 6.800 euro netti al mese, pochi per chi rischia la vita tutti i giorni, molti per chi invece di stare in tribunale se ne va in barca a vela. Ma rispetto ai colleghi europei? I magistrati italiani hanno gli stipendi più alti dell'Europa continentale. Per fare un raffronto, in Germania un giudice della Corte Suprema guadagna 2,1 volte lo stipendio medio di un tedesco. In Italia un magistrato che arriva al massimo livello guadagna 4,7 volte lo stipendio di un italiano medio.